Sin dall'antichità, il tempo che precede il solstizio d'inverno è un tempo molto importante perché parla proprio della preparazione nel nostro emisfero boreale all'arrivo della nuova energia del sole, che dal punto di vista simbolico rappresenta l'energia dell'anima, l'anima, il nuovo sé, che si prepara alla sua rinascita ciclica ogni anno, ogni tempo. Non a caso nell'antichità questo ciclo era proprio chiamato la ruota dell'anno, il tempo costante di rigenerazione e trasformazione che la terra compiva, ma non solo la terra, la natura e anche ogni singolo essere umano. A partire dal Samhain, la festa celtica del 31 di ottobre, la terra iniziava il proprio riposo, il proprio silenzio, terminavano i raccolti e si apprestava a assorbire quella che era la nuova energia, in preparazione appunto alla nascita del sole bambino con il solstizio d'inverno e poi la preparazione a quelle che sono le 12 notti sante, che rappresentano proprio l'energia dell'anno nuovo, la preparazione alla nuova energia in arrivo. Proprio per questo quest'anno decido di fare un lavoro molto importante, perché questo periodo nella cultura cristiana è considerato il periodo dell'avvento, un periodo di preparazione alla venuta, e nella cultura cristiana ci sono 4 domeniche dell'avvento, c'è l'incontro con un angelo particolare, un angelo con cui noi andiamo a connetterci e a lavorare proprio per, nel corso della settimana successiva, assorbire la nuova energia ed essere pronti a tutti i livelli del nostro essere per una trasformazione totale. Ognuno dei 4 angeli delle settimane d'avvento lavora su un diverso livello dell'essere. L'angelo della prima settimana, che è l'angelo blu, lavora sul livello fisico, secondo Steiner. L'angelo della seconda settimana, che è l'angelo rosso, lavora sul corpo eterico. L'angelo della terza settimana, che è l'angelo bianco, lavora sul corpo astrale. E l'angelo della quarta settimana è l'angelo che lavora sul nostro io. Ognuno di questi 4 angeli lavora su un livello diverso dell'essere. Il primo angelo porta a una profonda comprensione del proprio essere qui. Il secondo angelo, quello rosso, è quello che ci porta ad andare verso una profonda ricerca di noi stessi. Il terzo angelo, che è l'angelo bianco, è l'angelo che ci aiuta a lasciare andare il passato e a promuovere il perdono non solo degli altri, soprattutto di noi stessi, di ciò che abbiamo fatto e del modo in cui ci siamo comportati, non solo nei confronti degli altri, ma anche nei confronti di noi stessi. E l'ultimo angelo, l'angelo viola, è quello che ci aiuta nella maestria e nella padronanza di noi stessi, di quello che noi siamo veramente. Quest'anno ho scelto di fare un lavoro particolare perché noi abbiamo non solo questi 4 angeli che sono gli angeli dell'avvento, ma abbiamo anche 4 angeli individuali secondo la cultura antica. Abbiamo un angelo custode, chiamato anche angelo di incarnazione, che lavora sul livello fisico. Abbiamo un angelo del cuore, che lavora sul livello emotivo del nostro essere, sul nostro profondo sentire. Abbiamo un angelo dell'intelletto spirituale, che lavora sulla nostra connessione con il nostro vero sé, ma non solo, abbiamo anche un angelo dell'intelletto mentale che nella quotidianità ci aiuta ad affrontare e gestire il modo e le situazioni quotidiane. Questi angeli derivano dai 72 nomi di Dio della cultura cabalistica, ma non solo, i loro nomi derivano da 3 versetti molto importanti, che sono i versetti della Bibbia in cui Mosè divide le acque e permette il passaggio verso la nuova terra, la terra in cui ci sarà ricchezza, in cui l'uomo sarà in equilibrio e in armonia con se stesso. E quindi ho proposto questo nuovo lavoro, che sarà un lavoro unico, in cui ogni domenica dell'Avvento inizieremo un lavoro con l'angelo dell'Avvento di quella domenica, ma abbineremo il nostro angelo personale. Quindi la prima domenica d'Avvento, l'angelo blu, abbineremo il nostro angelo di incarnazione, il nostro angelo custode, quindi lavoreremo con la nostra forza e il nostro essere qui. La seconda domenica con l'angelo rosso, con l'angelo che supporta il corpo eterico, porteremo proprio le nuove energie emotive e puliremo il nostro corpo emotivo per andare a connetterci maggiormente con la nostra intuizione. La terza domenica, che è l'angelo bianco, lavoreremo con il nostro
Vangelo dell'intelletto spirituale per connetterci con la mente superiore di chi siamo e quindi riuscire a contattare il nostro vero sé. E la quarta domenica sarà una meditazione particolare, perché chi frequenterà i tre seminari avrà in dono la meditazione della quarta domenica con l'angelo viola, in cui lavoreremo con l'angelo dell'intelletto mentale per aiutarci a gestire nel quotidiano la nostra maestria di chi siamo nella fisicità, nella vita materiale. Quindi una serie di seminari, ognuno a sé stanti. Potete partecipare a uno, potete partecipare a tutti e tre, e se partecipate a tutti e tre avrete la possibilità di avere in dono, in omaggio, quella che è la meditazione e il lavoro con il quarto seminario. Per tutte le informazioni potete contattare direttamente la nostra segreteria, che vi spiegherà nel dettaglio come si svolgeranno questi seminari e anche vi fornirà la possibilità di definire quelli che sono i vostri quattro angeli. Se parteciperete a tutte le tre /4 giornate, in modo tale da poter acquistare anche le bottiglie Aura Soma associate proprio al vostro angelo, che potrete utilizzare proprio per lavorare non solo in quella settimana, non solo in questo periodo dell'anno, ma sempre per rafforzare la vostra trasformazione e, vorrei dire, incarnazione, radicamento qui in questa vita. Spero che siate con noi e cogliate l'opportunità di questa nuova esperienza. Un seminario ognuno di 2 ore, con l'ultimo seminario, quella della quarta giornata, di 1 ora di introduzione, meditazione, spiegazione, connessione con questo angelo ultimo, l'angelo viola della padronanza di sé.